Ciao, ciao a tutti, un bacio a tutti. Come state? A me non me la fate la domanda, grazie. No, ma sapete perché? Non ci si capisce niente con questo tempo, non ci si capisce niente. Un giorno sto bene e l'altro giorno sono stata arrotata, quindi non ci si capisce niente. Noi vecchiarelli praticamente incominciamo a sentire l'umidità della sera, l'umidità, la rugiada della mattina, che fino a quando eravamo baldanzosi, liberi e felici, era guizza frizza. Adesso fai i conti con gli stravizi di gioventù e quindi l'umidità la sentiamo. Io non mi vergogno a dire. E quindi eccomi qua a voi a dirvi come state voi. A me non me lo chiedete per niente. Allora, e questo è un video in collaborazione con la mia amica Valentina del canale Dolce Mente Tita. Questi sono i prodotti finiti. Sotto nell'info box metterò il link del video gemello al mio. I prodotti finiti è una tipologia di video che a me piace tantissimo perché mi permette di conoscere tanti prodotti e sono contenta perché tanti prodotti che io ho fatto vedere come prodotti finiti sono poi stati acquistati da alcune persone che mi seguono, cioè non è che cioè, faccio la cioè, non è che faccio pubblicità, però tante persone hanno seguito il mio piccolissimo parere sul prodotto e hanno detto che anche loro ci si sono trovati bene, quindi sono felice di essere stata d'aiuto a qualcuno. Allora, adesso vi faccio vedere i prodotti finiti in questo mese. Allora, vorrei incominciare con questo che è il pacco pannoloni che vende la Lidl, con il quale io mi trovo benissimo e dal quale io non mi separerò mai. Tutte le volte che vado alla Lidl faccio incetta di pannoloni, tranne l'ultima volta sono stata costretta a comprarli al risparmio casa ed è stato uno sfacelo. Quando sei abituata al top, qualsiasi altro pannolone non regge. Se il cane mio fa uno schizzetto di pipì, anche fosse una pipì, giorno dopo il pannolone l'assorbe, voi non la vedete più. E il cane può tranquillamente fare un'altra pipì sopra, cosa che non fa, però può tranquillamente fare la pipì sola perché non ha più il mollo, ecco. Invece gli altri pannoloni rimane sta bella pesciata in superficie e che poi rimane proprio il giallo. Invece questo pannolone no, se le assorbe, tanto che diventa quasi una macchia trasparente, capito? Cambia colore rispetto al pannolone che è bianco l'indopinso, però se camuffa, ecco, si camuffa, e invece gli altri pannoloni no, ed è stato un obbrobrio. Oramai sono abituata, scusa, oramai sono, oh, ma quanto mi pizzica, ma pizzicato qualcosa? No, è l'età, sempre tutto collegato all'età. Allora, adesso vi faccio vedere questo prodotto. Ne è rimasto proprio uno schizzettino qua giù in basso che toglierò da qui perché questo è un prodotto dell'Eurospin col quale io mi trovo profumata benissimo. Questo prodotto qui è profumato da morire. Tanta gente mi dice: Erika, questo prodotto a noi non ci piace, non ci piace. Io mi ci trovo benissimo. Oltre a essere profumato, pulisce anche, ma rimane il profumo addosso, proprio, non addosso a me, addosso agli oggetti in dolce passo. Oh, ma mi pizzica da morire. Cosa ha toccato qualcosa? Mi ha dato fastidio. Cosa so? Allora, questo è per tutte le superfici, non lascia aloni, è vero, è profumatissimo, è vero. E vetri, specchi, tavoli, quello che vi pare, io mi ci trovo bene. Questo lo conservo. Perché voglio fare un deodorante per ambienti acqua e ammorbidente, quello della Mon Amour che mi piace tanto. Metto praticamente un cicino in indigo. Mi ha detto amica mia, Erika, fai così perché io ci sprofumo tutta casa, devo provarci pure io. Allora metti un cicinino di ammorbidente e poi tutt'acqua e praticamente quello che ne esce fuori è tutto profumoso, un'acqua profumata che non vi dico, e quindi ci devo proprio, scusate, ho guardato fuori perché dall'ombra sembrava un tafano, perché passando l'ombra sulla finestra pensavo ci fosse non lo so, un aliante fuori la cosa, invece no, era un moscerino evidentemente. Chiudiamo tutto. No, è uscito il sole e io sono manica a tre quarti, cioè volevo puntualizzare questo proprio perché fa caldo, non è normale, eh?
Ma sapete che mi è successa a proposito di non è normale? Mi è successa una cosa. Io sto in campagna. L'altro giorno porto il cane fuori per fare i bisogni, come sempre, d'altronde, da 10 anni a questa parte, e vedo che per terra ci sono proprio così degli acini, proprio de uva sembrava, verde. Ho detto, ma questo che cos'è? Ma io ho sempre paura che sia qualcosa di velenoso. C'ho gli animali fuori, c'ho i gatti, c'ho il cane che va fuori, quindi sto sempre attenta a vedere che c'è sta qualcosa di strano. Tiro su perché dico adesso la estirpo, la tolgo, qualsiasi cosa sia. Era una pianta dei pomodori, dei pomodorini. Ma come c'è finita là? Cioè, questa è cresciuta tutta l'estate e io non me ne sono accorta mai. Non è possibile tutta l'estate perché io passo il tosaerba fuori. Questa è una cosa dei 2 mesi a sta parte. Ma chi ce l'ha portata la pianta lì? Oh, ma è un pianto che non finisce più, eh? Proprio sul ciglio del marciapiede, proprio lì è nato. Ma certe bacche c'ha! E tutti i fiori, tra l'altro. Quindi l'ho incannata e come l'ho tirata su mi sono accorta che era così. Quindi era, cioè non è così, nel senso contrario è bruttissimo, ma era così. E praticamente, praticamente l'ho incannata. Perché una rama mi va da una parte e un'altra rama mi va da un'altra. Passatevele queste cose, non è colpa mia. Resta il fatto che cioè, sono rimasta sconvolta. Perché noi siamo a novembre, io fuori c'è una pianta dei pomodori con tutti i fiorellini che sta andando avanti. Quindi non riesco a capire che cos'è. Ci sono i pomodorini di novembre, ma perché il tempo lo permette. Per poi non parlare del violetto, c'ho il violetto con i funghi io. Cioè, proprio, ma non ci si capisce niente, ragazzi. Sto tempo non ci si capisce. Potevo star bene con la schiena, no? E come fai a star bene con la schiena? È estate da una parte, inverno, autunno dall'altra. Cioè, non si può morire così, no? Quindi, detto questo, ciao. Altro prodotto col quale mi sono trovata bene, ma questo è un pezzo che ce l'ho perché comunque è un flacone da 500 ml, è questo igiene intima del fior di magnolia. Dell'Eurospin che non mi sa né de me né de te, ma essendo in offerta l'avevo preso, però ho lasciato un attimino perdere perché non è che mi fa morire. Se proprio devo scegliere, mi piace quello della Lidl. Se proprio devo scegliere, ma un flacone sì, mi ci trovo, lava, pulisce, disinfetta, carcarifica, però poi altro prodotto quanto mi è piaciuto, 2,99 questo costa. Mi sono dimenticata l'ultima volta che sono andata a comprarlo. Proprio è uscita da questo corpo una voce che non era la mia. Questo coccolatevi profumo biancheria all'argan da mettere sia volendo in lavatrice che per pulire i pavimenti. Io non l'ho mai utilizzato per terra, per la lavatrice sì, è un profumo buonissimo e lo devo ricomprare solo che mi sono dimenticata. Il mio Fairy, quanto mi piace Fairy, c'è anche in polvere e tutto quanto, ma io preferisco questo liquido, proprio lo preferisco, sia che è in offerta, sia che non lo è, io prendo sempre questo liquido, a volte ci sono anche le tabs, le pasticche che sono in offerta, ma io non le prendo più, prendo solo questo proprio perché mi piace questo qua, cioè il liquido secondo, scusate, il liquido secondo me è il più buono. Proprio preciso, non lascia agrumi, non lascia niente, sciacquo e basta, quindi lo preferisco. E poi, questa tinta che porto adesso è questa comprata al Conad, sì, comprata al Conad, ne ho prese due, 3,50 € l'uno. Allora, scusate, continuo a schiarirmi la voce, ma niente di che. Allora, io vedevo di una cosa, questo è ideale per chi ha i capelli corti, perché dentro è proprio piccolino, anche se il bicchierino, diciamo il biberon, quello pieno, no? È pieno di liquido, cioè è grande uguale agli altri prodotti che si trovano in commercio, però è riempito la metà, questo vi volevo dire. Infatti dietro c'è. Chi ha il capello corto, questo qui va bene uno. Chi ce l'ha un po' più lungo ne va bene due. Io ne ho presi due. Devo essere sincera che sono andata bene. Sono andata bene con due. E mi piace il colore. Cioè, come gli altri, ragazzi. Cioè, io prendo un, cos'è questo qua? Un castano chiaro che poi sulla testa mia mi diventa nero, anche se io non me lo do sulle punte. Ma solo sulla ricrescita mi diventa proprio nera tutta la testa, quindi
È così, lasciamo perdere. Allora, ed è buono, 3,50 euro però. Altro prodotto, questo lo tenevo fuori, Malizia, antibatterico, non ricordo, mi sembra che avevo pagato 75 centesimi, al tè verde, non sapeva né di me né di te, però ecco, non l'ho ricomprato più, vedete, è tutto annacquarito, poi questo lo devo svuotare, perché dopo va in plastica, devono essere tutto pulito quando butto in plastica, solo che questo era fuori adesso, ma me l'ero stufata di tenerlo fuori, considerato che ho messo un altro dus, e questo l'ho riportato dentro. E 75 centesimi, sto cercando perché era in offerta 75 centesimi, se no non avevo preso. Cioè, Malizia non è che mi fa impazzire come profumazione. Scusate, mi sta pizzicando di tutto e di più. Non so, sarà l'età. Questo video è un po' strano. Perdonate, è un po' strano. Poi, altro prodotto, io mi trovo bene, solo che c'avevo anche il pezzo davanti, non me lo trovo più. Dove andavo? Vabbè, questo è della Sienne, il burro cacao. È il burro cacao della Sienne. Mi ci trovo bene. Io prendo sempre questo qui azzurro. Questo qua, mi ci trovo bene con questo. Costano 99 centesimi. Prima c'erano i pacchetti multipli. Adesso li mettono solo singoli. L'ho preso e mi piace questo qua. Lo tengo sempre in borsa. Io, Giulia, Michele non ne fa uso il burro cacao, però io, Giulia, sì. Mi ci trovo bene. 99 mi sembra. Brillantante lavastoviglie risparmio casa. Brilla, non lo metto in dubbio. Brilla più degli altri? No, brilla normale. Cioè, prendete la marca qua, prendetela sotto, cioè, prendete la sottomarca, prendete la marca e quant'altro, è uguale. Sempre brillantante, te può andare bene, te può andare male. Ecco, questo voglio dire. Perché anche le pasticche finish per dire la lavastoviglie, tante si trovano bene, tante si trovano male. Io mi sono trovata male, sempre. Quindi ho sempre preso Quantum, della Svelto Quantum, che era quello era buono. E poi da che è uscito Fairy, ho Fairy tutta la vita, perché ho contemporaneamente poi ho fatto la lavastoviglie quasi contemporaneamente. E poi comunque è uscito il liquido e io non abbandono più, quindi. Tanti prodotti vanno bene, tanti vanno male. Allora, questo qui, che di cui avevo parlato anche un'altra volta, io ne avevo presi due. C'è la carta di una cosa, del tovaglioli. Io ne avevo presi due. Non funzionava quello, non funziona questo. Tanto che questo l'avevo messo fuori per qua, per lavarmi le mani, quando sto fuori che combatto fuori. Aloe e Malva, testato su tutti i tipi di pelle. Guarda, questo vi consiglio proprio di non prenderlo, questo qua della Risparmio Casa. Cioè, questa visuale... Per me che giro il video non è il massimo perché non zoomma, vedete che non zoomma, voi vedete sfocato, dovrei tenere il prodotto dietro, ma non vale più di tanto. È della Risparmio Casa, vi posso dare un consiglio, non lo prendete, è acqua, dentro ci hanno messo lo sciacquetto di quello che era finito probabilmente, ci hanno riempito qua perché è acqua proprio, quando lo andate a mettere, poi fa, perché è proprio acqua che scende. Per carità, mai più una cosa del genere. Questo è un altro pannolone. Allora, un Zendium, voi lo vedete al contrario, Zendium, questo qui io l'ho provato e devo dire che tutto sa tranne che di dentifricio. Nel senso che è buono, non sa di menta, ecco, che io non sopporto, mi dà fastidio, quel sapore forte di menta, mi nausea la mattina, mi dà proprio fastidio. Questo qui vi devo dire la verità che è veramente molto buono, lo vedete al contrario. Mi dispiace, ho detto così, lo vedete dritto, sempre al contrario. Non sa assolutamente di dentifricio, quindi se vi posso dare un consiglio, prendetelo. Se vi posso dare un consiglio. Oh, questo, mi sono innamorata di questo, quanto è buono! Della Dermomed, questo comprato al Risparmio Casa. Ci sono altre profumazioni. Io ho preferito questo qua che perché c'è la calendula. Ma un profumo! Ma quanto dice che a te profuma? No, profuma proprio anche le mani. È proprio profumo. È buono, non irrita. Cioè, è una sensazione di pulito. Ecco, e questo qui non contiene niente, né parabeni, né siliconi, né PEX, né NDTA. Non so cosa sia, perdonatemi.
L'ideale riequilibrio fisiologico, eccetera, estratto alla calendula. Ma quanto è buono questo rosa, perché dopo ci sono vari colori, ma questo rosa è il più buono, cioè per me, io non ho provato gli altri, ma con la calendula vado sicuro quando vedo la calendula ed è buono davvero, ma buono, buono, buono. Altro prodotto finito, questo qui al muschio bianco comprato dai cinesi a 99 centesimi. Ma buono, buono. Allora io faccio lo spruzzo ogni 18 minuti, quindi ogni tanto tu senti questo lezzo delicato nell'aria ed è questo, ma buono davvero, buono, senza goccioline, senza niente. Questo lo metto sul diffusore dell'Air Wick originale, ci metto questo. Funziona perfettamente, io mi ci trovo benissimo con questo qua. Ne ho preso un altro di un altro sapore, non so se c'è tipo la cannella. Mi piace. Altro prodotto dal quale non mi separo nemmeno sotto tortura sono questi pulisci occhiali 99 centesimi della Lidl, con i quali io mi trovo benissimo. Questo è veramente buono. Sono 54 salviettine, cioè se pulisci a macchina fotografica o specchietto, retrovisore dell'auto, i telefonini, i tablet, cioè pulisci quello che ti pare, gli obiettivi per intenderci, e gli occhiali pure perché è nato per quello, ma è buonissimo, vi do un consiglio, acquistatelo. 54 salviette, 99 centesimi, vale tantissimo, eh? Vale tantissimo. La mia crema, amo, adoro, adoro completamente, follemente innamorata della crema Nivea, secondo me è la più buona, le altre profumazioni sì, io non metto in dubbio, ho una crema che sto finendo della pupa, la devo ricomprare perché è uno spettacolo quanto è buona quella crema, arricchita di vitamina E, ve la farò vedere, amo. Amo, amo, amo profondamente, l'ho centellinata quella crema buonissima, ma la devo andare a ricomprare, quella è stato un regalo, ma la devo ricomprare perché ho visto c'è la Tigotà, devo andare. L'acqua e sapone non so se ce l'ha, non ci ho fatto mai caso, ma Tigotà proprio ci ho sbattuto la faccia, ce l'ha proprio, devo riprendere. Questo qui, quanto è buono, costa 4 euro mi sembra, 3 euro e qualcosa al Conad, ma l'ho riacquistato al Conad proprio il giorno che sono andata per la tinta, proprio perché... Ma una cosa incredibile quanto mi piace, io adoro completamente olio di mandorla, sia idratazione intensa per pelle secca o molto secca. Io mi sono innamorata della Nivea, questa qui, perché quando facevo la riabilitazione alla caviglia, praticamente la fisioterapista la prima mezz'ora mi massaggiava, perché avevo la pelle molto secca, mi massaggiava con questo, sia la cicatrice che il piede in sé, ho dovuto fare proprio la riabilitazione. Cioè, potete capire, una cosa buonissima, cioè proprio la pelle morbida, liscia, setosa, troppo buona. Io questa qui, sempre, sempre, da allora non l'ho più abbandonata. Ah, eccolo, vedi dov'era? Quello del burro cacao. Prodotto scoperto all'acqua e sapone in offerta 99 centesimi, può essere? Buonissimo, quindi adesso se la batte la Neutro Rovers che ho in bagno con questo qua perché è veramente buono. Questa è l'acqua e sapone al Conad. Non l'ho visto questo borotalco. Il reparto bagno schiuma non è molto, c'ha molto, deficita un po'. C'ha più reparto shampoo, ma bagno schiuma c'ha le confezioni piccoline, ma proprio cose. Ce ne stanno tante all'acqua e sapone, c'ha solo una parete, solo dei bagnoschiuma per dire, no? Lì ce n'ha di meno, quello che voglio dire, perché dà spazio molto ai prodotti Conad. Questo voglio dire che va bene, perché ho saputo che sono l'essenziale, mi pare l'essenziale, non so, la marca. Essenza, essenziale, insomma è buonissima, mi hanno detto veramente buona, non metto in dubbio. Il fatto che il prodotto che vado cercando poi lo devo andare a cercare in giro per il mondo perché lì non me ce l'ha, ma questo è buono, questo è buonissimo, borotalco, vellutato sulla pelle, è un profumo buonissimo, quindi questo ve lo consiglio. Prodotti finiti, cosa c'è rimasto qui? Ah, eccolo, era nascosto dalla carta dei pannoloni perché c'è un'altra carta. Questo della Nivea io li compro sempre, li trovo addirittura alla Lidl, quindi Nivea noi andiamo bene, sia black and white perché non macchia la pelle e non macchia le maglie e mi trovo proprio bene. Noi con la Nivea, sia io che Giulia, ci troviamo bene. Prodotti finiti, terminato. Vi mando un bacio.
Io e la mia artrosi. Vi salutiamo, vi diamo un bacio, vi rimandiamo al video di Valentina. Spero che questo video vi sia piaciuto. La mia presenza forse un po' meno, ma il convento passa questo. Vi mando un... sei Erika, sei da troppo in alto. Vi mando un bacio. Mua!